Italia Solare ad oggi effettivamente è l'unica associazione che è dedicata esclusivamente al fotovoltaico e a tutte le tecnologie che abilitano le reti intelligenti. Siamo un'associazione di promozione sociale proprio per il fatto che abbiamo voluto riscoprire quello che è lo stimolo iniziale dell'energia rinnovabile, ovvero quella ambientale. E per lo stesso motivo i nostri soci non sono solamente aziende, ma anche tutte quelle centinaia di migliaia di produttori energia da impianti fotovoltaici, ma anche semplici sostenitori dell'energia pulita. Qual è il nostro obiettivo? Beh, il nostro obiettivo è la decarbonizzazione del settore dell'energia e come ci vogliamo arrivare? Ci vogliamo arrivare attraverso la transizione del modello energetico verso un modello basato sulla generazione distribuita da fonti rinnovabili, con l'ausilio di sistemi di accumulo, l'ausilio di accumulo termico, l'ausilio di sistemi software intelligenti per la gestione dell'energia in reti medio-piccole, in maniera da ottimizzare l'autoconsumo e ridurre quelle che sono le perdite di rete. Con il secondo conto energia, il settore si è fatto le spalle dal punto di vista tecnico. In Italia oggi abbiamo migliaia di installatori con un'elevata esperienza e professionalità nell'installazione di impianti, che oggi si trovano un po', non direi in difficoltà, però si trovano un attimino a rivedere il loro modello, diciamo, di business, nel senso che se prima un impianto si faceva solamente con lo stimolo finanziario, oggi si fa l'impianto perché vogliamo autoconsumare al massimo l'energia che produciamo, e questo vuol dire non solo fotovoltaico, vuol dire anche sistemi di accumulo, sistemi di domotica, e quindi ritorno a parlare della gestione intelligente dell'energia, che è un po' la chiave di lettura della rivoluzione che stiamo vedendo nel settore dell'energia in questa fase.